Intanto, buongiorno a tutti, voglio ringraziare i presenti per aver accettato l'invito a questa conferenza stampa. Siamo molto orgogliosi di presentare un giocatore importante come Sciascia, che ha un curriculum invidiabilissimo, campionissimo in NBA, vincitore di due campionati e anche uno l'anno scorso in Italia, la Coppa Italia, con la maglia del Torino. Io con la mia famiglia abbiamo deciso di investire su questo nuovo giocatore, su questo atleta indiscusso, per tentare di concludere il campionato nel miglior modo possibile, nella miglior posizione possibile e giocarci i playoff. Questo era l'intento. Faccio un piccolo inciso. Venerdì io compio gli anni. Dopo che sono nato hanno fatto la festa delle donne, l'8 marzo. Ma ce n'è un altro che compie gli anni l'8 marzo, dico bene? Sì, sì. Anche Buia ci compie gli anni l'8 marzo. Per cui anziché ricevere dei regali, ho deciso io di fare un regalo a tutti, alla squadra, ai tifosi, alla città, a me, portando un personaggio di grandissimo valore, in modo da provare a vedere se riusciamo a divertirci. La gestione della società è molto onerosa, è molto complicata. In Verona tutti vogliono la 1, tutti vogliono, ma con la bocca, ragazzi, se io faccio riferimento a domenica scorsa che ho incassato i soldi per pagare i voucher degli steward, delle A1 ne facciamo poche e anche prendere dei giocatori di un certo livello. Detto questo, vorrei quantomeno che, in base agli sforzi che la società ha fatto quest'anno, perché sapete che con i vari problemi fisici avuti, il cambio di giocatori, non ultimo prima di lui Puletti, eccetera eccetera, abbiamo cercato di fare il massimo per vedere come risponde la città, i tifosi, per vedere se ci fosse la possibilità di fare un gradino in più, eccetera eccetera. Vorrei vedere della rispondenza, per cui tutte le tre partite che rimangono per la chiusura della regular season e quelle dei playoff, mi piacerebbe una volta tanto vedere il palazzetto pieno, che quest'anno non è mai successo. Cioè, su due o tre volte l'anno scorso, quest'anno mai. Questo per legare il discorso degli sforzi che si fanno e quelle che sono le risposte poi del pubblico, che quelle sono quelle importanti, ovviamente. Per cui mi auguro che con quello che è stato fatto abbia la soddisfazione di vedere, in modo che io mi devo fare una riflessione per vedere quello che può riservare l'eventuale futuro, cioè se innalzando il livello del roster eccetera eccetera si ha una rispondenza, e nel qual caso ovviamente i bilanci cominciano a essere un po' più quadrati. Una cosa che voglio anche dire è la prossima partita in casa, che è domenica 17, dove vedremo il nostro giocatore giocare in casa, con tutto il movimento che si è creato attorno alla sua venuta, eccetera, eccetera. Io mi auguro di fare il palazzetto pieno di più. Però vi dico una cosa, scrivetelo magari, che siccome noi abbiamo anche una convenzione come società, con tutte le società affiliate alla Scaligera, con tutte le scuole della città e provincia, che una volta che abbiamo accontentato tifosi eccetera, tutti gli altri biglietti li regaliamo normalmente ai bambini, perché portino il papà almeno, va bene, non è venale di più. Ecco, questo è quello che volevo dirvi, per cui non mi allungo di più perché non ha senso, anzi ringrazio anche il DS che mi ha fatto spendere dei soldi, e lo ringrazio col cavolo, ma comunque faremo i conti alla fine. Ok, per cui benvenuto Sciascia. Grazie. Fai tanti canestri, perché sennò andiamo male.